Allora prego la Presidente, a nome di tutta la Giunta, di fare questa replica. No, consigliere Giuliano, mi dispiace. Prego Presidente. Allora, grazie Presidente, consiglieri, quei pochi rimasti e questo insomma non può che sottolineare qualche gap che probabilmente verrà da me valutato prossimamente rispetto a lo stato in cui versa il governo del territorio e dunque se ci saranno ancora le condizioni per proseguire. Questo lo dico perché al di là degli aspetti formali, al di là diciamo dei giochi che si possono fare, credo che tutti, innanzitutto diciamo chi ci ha dato e chi ci ha eletto, perché io sono un'eletta, e non solo ho vinto le primarie, ma siamo stati il miglior secondo risultato a Roma, cosa che per quanto mi riguarda non ha fatto altro che confermarmi da parte dei cittadini la fiducia che avevano deposto in me anche nelle passate consigliature nell'ex nono municipio, però proprio per questa ragione io mi sento in un momento come questo in cui l'Italia e in particolare la città di Roma attraversa un momento molto difficile che essendo conseguente con una delle mie caratteristiche che non è tanto il carattere e la schiettezza, ho chiamato pane al pane e vino al vino sempre e chi mi conosce lo sa e in qualche modo mi sono sempre sottratta da certe logiche di appartenenza. Chi mi conosce sa che quando parlo dell'Appio Primo l'ho detto sia durante la consigliatura passata, ma l'ho detto anche durante la consigliatura precedente e ho fatto parte insieme ai cittadini ancor prima che scegliessi la strada di diventare un amministratore locale, quando ho fatto parte di un comitato che si opponeva alla destinazione dell'ex deposito Steffer. Allora, proprio perché penso che la coerenza diciamo, e l'essere conseguente con le proprie idee sia l'unica strada che sia individualmente, dunque ad ogni cittadino e sia collettivamente ci possa far uscire da questo, diciamo, da questa situazione. Allora io passo diciamo, in qualche modo un po' a replicare, ma soprattutto a mettere alcune questioni in chiaro. Credo che il primo dovere quando uno accetta di candidarsi a rappresentare la cittadinanza sia quello di capire che cosa, qual è il mandato, qual è il ruolo, quali sono le competenze, dunque bisogna anche entrare nel merito e dunque bisogna svolgere un primo lavoro che è quello di restituire alla cittadinanza la conoscenza, l'informazione affinché quella cittadinanza possa crescere ed appropriarsi capendo in modo consapevole di cosa c'è dietro ad ogni scelta, di che cos'è o cosa significa fare il parlamentare, fare il consigliere regionale e così via fino ad arrivare ai consiglieri municipali. Perché si aiuta diciamo nel disordine che oggi regna, nella disinformazione, perché oggi i giornali ci mitragliano diciamo così di notizie, ma in realtà non sempre ci dicono come stanno le cose, non tanto dal punto di vista di chi ha fatto questo o quell'altro, ma di che cosa si sarebbe potuto fare o si sarebbe dovuto procedere e non è stato fatto. Perché ci sono anche gli equilibri, non solo ognuno di noi deve fare ciò per cui è stato eletto o per cui è stato diciamo, assegnato il lavoro che viene fatto, perché anche qua il problema dell'etica del lavoro significa che io prendo uno stipendio per fare delle cose, quelle cose le devo fare, dopodiché siccome sono anche un lavoratore faccio anche le mie battaglie per migliorare le mie condizioni di lavoro, per migliorare il mio contratto, ma quando le cose si confondono e quando tutto diventa una nebulosa e quando le parole si possono buttare al vento e si fanno denunce come quelle che ho sentito oggi qui, che però non sono supportate da atti e da questioni concrete, da denunce concrete, allora uno non si assume la propria responsabilità e non fa altro che aiutare a creare una confusione, dopodiché appunto i soliti furbetti del quartierino ne traggono vantaggio.
Allora, io credo che per tutto ciò che sappiamo, non solo i municipi devono e stanno lottando, noi l'abbiamo fatto, io l'ho fatto, infatti non solo in dichiarazioni, ma anche in atti che insieme agli altri presidenti, agli altri 15 presidenti, che tra l'altro lo voglio qui dire perché, vista che penso di essere la presidente più anziana di tutti i presidenti oggi eletti, beh, devo dire che c'è una classe di giovani presidenti che mi fa sperare, perché sono ragazzi molto appassionati, ma anche molto competenti e ritengo anche molto seri. E questa è una delle poche considerazioni in positivo che mi fa sperare di poter uscire da questa difficoltà. Ora, per tornare a noi, noi siamo stati eletti, io faccio parte di quella cultura in cui quando si sceglie un progetto politico si sceglie anche un punto di vista e una visione e anche delle possibili percorsi, possibili soluzioni, pratiche e una cultura anche. E questo per me mi ha portato a far parte della sinistra e come sinistra abbiamo condiviso e costruito un percorso in questa città di centro-sinistra, che vuol dire qualche cosa che racchiude sia in termini di visione della società, del mondo, ma anche di progetti, molte differenze rispetto a quello che rappresenta la destra e il centrodestra. Allora, in questa alternanza, in questa idea di diverse alternative di gestione di una città, per quanto mi riguarda si è racchiusa tutta la storia mia amministrativa di questi anni. Allora, io penso che quando anche questo viene a mancare, quando questo livello viene confuso, e lo vediamo negli atti, nelle denunce e in tutte le intercettazioni che sono state fatte, dove si è in modo pervasivo inserita la micro e la macro criminalità e le pratiche di corruzione, credo che questo ci dica anche che confondere i due livelli non serve e non aiuta. Ognuno deve rispondere dell'idea, della visione di città, di governo, dei propri principi e delle proprie pratiche e concezioni della vita e della società. Se uno fa questo, allora poi ci si confronta, i cittadini sono in grado di capire qual è l'alternativa e che cosa stanno eleggendo. Nel nostro municipio, che è un municipio accorpato, l'avete ricordato in più, quando si parla di trasparenza, quando si parla di determinazione dirigenziale, credo che molti di voi sono vecchi amministratori, sanno di che cosa si parla. Allora, c'è una responsabilità della politica, la politica ha degli organi democratici in cui esercita il proprio mandato, il principale è il Consiglio può deliberare e fare atti di indirizzo, però bisogna essere chiari e saperlo, gli atti di indirizzo del Consiglio non sono quelle che corrispondono e rappresentano le competenze del municipio rispetto alle competenze delle amministrazioni superiori, comune, regione e quant'altro. Questa consapevolezza da parte dei consiglieri dovrebbe essere l'elemento cardine su cui insieme, e in questo caso sì, tutta la sala consigliare, cioè tutta l'aula, dovrebbe lavorare per rivendicare quel trasferimento di poteri che potrebbe restituire a un municipio quel mandato che i cittadini ci danno e ci hanno dato, ma che poi non corrisponde alle nostre reali possibilità e capacità di azione. Mentre che quando si confondono i livelli, quando si attribuisce alle competenze di un presidente o di una giunta o di uno stesso consiglio competenze e poteri che non ha e non si chiarisce bene qual è la differenza e non si fa la distinzione, non si aiuta certo la cittadinanza a capire e anche a indirizzare poi quando si hanno le occasioni, anche quando si fanno le elezioni, il proprio voto, ma si pensa che dipenda tutto dalla volontà del singolo
e non è la volontà del singolo. Allora, il sistema, le istituzioni democratiche sono una grandissima conquista del Novecento e quelle vanno difese. I partiti si possono fare e disfare, possono essere partiti che rispondono agli interessi dei più deboli o no, e questo però non rappresenta le istituzioni, o meglio dire, non possiamo fare un'equazione fra istituzioni democratiche e partiti democratici. Questo è importante perché sennò anche lì si confonde non solo il ruolo che può avere un partito, ma anche diciamo una certa cultura in cui si butta l'acqua sporca con il bambino e si pensa che ridurre o ridimensionare le istituzioni democratiche possa poi aiutare la democrazia. Invece questo non è così e ce lo sta dimostrando anche la difficoltà che si sta avendo a livello del sistema paese. Per quanto riguarda il municipio si è detto la comunicazione, la partecipazione, la condivisione. Allora io dico che le verifiche si fanno dentro le maggioranze o le maggioranze si assumono la responsabilità di fare le cosiddette mozioni di sfiducia o comunque sia di diciamo, produrre atti chiari, ponderati, puntuali, su cui ci si dissocia da chi insomma in qualche modo sintetizza nell'esecutivo la conduzione di un governo e si procede poi ad andare a elezioni. Viceversa, quello che si fa nell'aula consiliare è che la maggioranza che è stata eletta, condividendo e dunque condividendo in altri ambiti, porta avanti il governo del territorio. Allora, questo lo dico perché la relazione annuale è un obbligo che hanno i consigli municipali e comunque anche le amministrazioni locali. Fa parte del regolamento, è una relazione che fa la Giunta e il Presidente, dunque non è nessuna novità. L'unica novità è che nei 5 anni precedenti, con Alemanno, queste cose non le facevamo perché ormai credo che vi ricordate tutti che i bilanci venivano approvati i previsionali nel consuntivo, cioè quando ormai era finito l'anno con i 12esimi. Noi nell'ex nono municipio abbiamo fatto delle relazioni annuali, tra l'altro accompagnate da percorsi partecipativi sul bilancio, ma che in realtà rimanevano, diciamo, per noi, non venivano inviati al Consiglio Comunale perché questo passaggio ci era stato in qualche modo impedito. Allora, questo lo dico per chiarire, noi oggi facciamo quello che faremo se continueremo a governare questo territorio ogni anno e l'abbiamo fatto non a giugno o luglio per il semplice fatto che, come tutti voi sapete, c'è stato, anche se diciamo come conseguenza delle precedenti amministrazioni, l'approvazione del bilancio 2014 recentemente e l'assestamento pochi giorni fa. Però oggi, che andremo a discutere in questa settimana il prossimo bilancio 2015, quello che ci auguriamo è che si ritorni alla normalità. E uso questo ultimo termine della normalità per legarlo al rispetto delle regole, al rispetto delle normative, al rispetto delle istituzioni, perché la legalità è l'acqua dentro la quale possono nuotare certi pesci o no, e dunque ci troviamo in situazioni. Chi è? Di chi è il cellulare? Allora, perché dicevo, la legalità è una forma, è una pratica quotidiana che ci dovrebbe vedere tutti, diciamo, partecipi, perché se noi rispettiamo la legalità e la cultura della legalità, evidentemente certe pratiche di corruzione o comunque certe migliori condizioni per la corruzione verrebbero a mancare. Questo lo dico perché, ad esempio, si è citato l'Appio Primo. Allora, chi mi conosce, chi sta o chi è stato con me nella passata consigliatura nell'ex nono municipio, mi dai un po' d'acqua? Sa che la battaglia dell'Appio Primo è stata una battaglia non solo portata avanti con tenacia, ma anche in modo molto puntuale e articolato dai nostri uffici.
ma anche durante questa consiliatura e grazie a questo municipio, cioè grazie a me e al mio ufficio tecnico, che abbiamo richiesto e sollecitato l'istituzione della commissione vigilanza. Perché dico questo? E questo è un esempio. Perché non solo vanno rispettate e conservate le istituzioni democratiche, va anche instaurata una pratica di legalità diffusa che parta dalla responsabilità individuale per arrivare alla responsabilità collettiva e a maggior ragione la responsabilità collettiva dei partiti, di tutte le forme associate. Ma va anche detto che questa pratica deve servire a far sì che quando si costruiscono dei pesi che possano controllare anche ciò che l'amministrazione fa. E in questo senso credo che le forme attraverso le quali si può garantire la trasparenza sono quelle del controllo, cioè sono quelle dell'istituzione. E anche in modo serio e ponderato di quelle forme di controllo che garantiscono la trasparenza, garantiscono le buone pratiche. Questo in un'amministrazione locale dovrebbe esistere, ci sono gli strumenti, il problema è che bisogna farle rispettare. Aggiungo un'altra cosa, poco fa si parlava, è intervenuto il cittadino dicendo che c'è poca gente in sala. Beh, questa è una contraddizione, ma è bene che la affrontiamo tutti quanti per quello che è. Gli orari in cui si svolge un consiglio devono essere orari entro i quali i nostri dipendenti possono partecipare, perché fuori dall'orario di lavoro al momento c'è lo straordinario. Scusate. Se i consiglieri delle opposizioni vogliono continuare a ridere, lo possono fare, poi non dicano che uno non parla e non risponde, no? Allora. Scusate, per favore. Prego, Presidente. Lei, Matrona, consigliere Matrona, per cortesia. Prego, Presidente. Io l'ho sentita lei sentirà me. Questa è la democrazia. Scusate. Scusate. Prego, Presidente. Allora, per quanto riguarda la comunicazione, la partecipazione dei cittadini, allora la partecipazione dei cittadini che è fondamentale per un'amministrazione ha anche un costo, perché fare per esempio che io l'ho fatta per 4 anni, se non avessi avuto dei finanziamenti piccoli, piccolissimi, ma che comunque hanno permesso il coinvolgimento delle università, noi non avremmo potuto fare una quantità infinita di incontri e di assemblee con il supporto di personalità tecniche, perché l'orario dei dipendenti non lo permette o, meglio dire, dovremmo ricorrere ogni volta alle risorse aggiuntive che sono gli straordinari. Allora, non so se avete letto, pochi giorni fa il sindaco Marino insieme al presidente del consiglio comunale hanno deciso di fare tutte le sedute iniziando credo alle 8 e finendo alle ore 17, che da un punto di vista dell'ordinamento e dei lavori può anche andare benissimo. Certamente si porrà un problema quando a queste sedute si vorrà farle presenziare dalla cittadinanza che tendenzialmente, anche se la precarizzazione del lavoro e la flessibilità del lavoro ha cambiato parecchio gli orari, ma insomma tendenzialmente in quegli orari lì lavorano. Per i municipi l'alternativa è ancora più complessa, perché se noi facciamo spesso dei consigli di pomeriggio e si protraggono come orario, che sarebbe anche la cosa più logica, visto che molte persone escono dal posto di lavoro alle 5, 5 e mezza, e dunque sarebbe anche un buon segnale per condividere insieme ai cittadini le sedute e i lavori del consiglio, beh, questo si dovrebbe tradurre poi in una capacità di compensare il maggior numero di ore con lo straordinario, che tra l'altro chiaramente non solo è stato ridotto, ma insomma in prospettiva sarà sempre più difficile avere. Allora, questo lo dico perché
Perché quando si parla di trasparenza, quando si parla di condivisione, bisogna spiegare, spiegarci e spiegare a tutti quello che possiamo fare, che cosa significa, come lo possiamo affrontare. Per questo dico alla consigliera che ha lamentato così tante inefficienze e tanta mancanza di condivisione. Allora, la condivisione della maggioranza che governa il territorio la si fa attraverso gli incontri di maggioranza, alle quali bisogna però partecipare, perché sennò chiaramente non c'è l'istanza. Le condivisioni, diciamo così, del governo del territorio si fanno attraverso gli atti di giunta, che sono atti che produce la giunta nel suo complesso, e gli atti di consiglio, che essendo atti di indirizzo, vengono votati e sulla base della maggioranza che hanno possono poi diciamo, avere la capacità di essere di entrare, diciamo, nelle procedure o comunque negli atti concreti che il municipio fa. È evidente che quando non si ha diciamo, dal punto di vista amministrativo, diciamo, la valenza tecnico-amministrativa, e c'è un problema, allora lì una parte della responsabilità del Consiglio o della Commissione è far sì che questi diciamo, aspetti di non come si dice, diciamo, correttezza amministrativa o valenza amministrativa, vengano modificati in modo tale che quell'atto, siccome ha un'ispirazione sicuramente valida e importante, possa poi procedere e diventare un atto di indirizzo al quale il governo del territorio possa rispondere e corrispondere. Ci sono poi rapporti fra la parte amministrativa e la parte politica che viaggiano ancora, e speriamo non per molto, separati. Perché? Perché la responsabilità o la competenza per i municipi per quanto riguarda il personale è piuttosto quasi nulla. Noi non possiamo assumere, non possiamo decidere, non entriamo nel merito di quelle che sono e quelle che saranno prossimamente diciamo, le rotazioni o comunque le assegnazioni ai municipi. E talmente non possiamo decidere che questo municipio, malgrado alcuni nostri dirigenti sollecitano da tempo alcune figure professionali che non hanno, abbiamo diciamo, ricevuto personale in più, per cui siamo considerati un municipio che ha personale in più, che però non è quello che noi abbiamo chiesto e non è quello che noi avremmo bisogno. Questo per dare un esempio di quanto ancora il, diciamo, il municipio in quanto istituzione conti poco, e dunque fra la volontà politica e l'efficacia dell'azione, che per noi è la macchina amministrativa, perché se non c'è la macchina amministrativa che funziona, che risponde, che corrisponde, chiaramente la nostra volontà politica ha diciamo così, le gambe corte o comunque ha poche possibilità di agire. Allora, questo credo che sia parte del lavoro che noi dobbiamo fare di trasparenza, perché la trasparenza significa anche restituire ai cittadini la conoscenza e l'informazione giusta su quello che noi effettivamente possiamo fare e quali sono gli strumenti per farlo, ma anche quegli strumenti che abbiamo necessità di avere e di, diciamo, e di appropriarcene, che sono quelli del decentramento, che ancora non è arrivato, e anzi direi che siamo ancora alle origini, cioè a quando sono stati istituiti i municipi con l'elezione diretta dei presidenti, dopodiché non è cambiato nulla in termini di normativa. Allora, per quanto riguarda l'urbanistica, io credo che l'assessore Caudo abbia fatto un atto molto importante per chiarire, cosa che poi non posso che rammaricarmene, ma insomma per chiarire quelle che erano ad oggi le reali competenze dei municipi, e questo l'ha fatto con la delibera di giunta comunale 192. Questo lo dico perché l'apertura dell'assessore Caudo all'interlocuzione con i territori, con i comitati, con i cittadini e con il municipio, sia sul print di Cavicchi, che fra parentesi è considerato un print ovviamente già avviato rispetto a tutti gli altri print diciamo della città di Roma, di print legati alle attività che però sono in via di partenza ora, sia per quanto riguarda le
possibilità che realmente ha un municipio oggi di intercedere o comunque rappresentare le necessità del territorio attraverso questo strumento di programma integrato. Questo lo dico perché nella misura in cui noi ce l'abbiamo chiaro e capiamo che le nostre reali poteri sono minimi, daremo una battaglia, ma la battaglia non va data in astratto, non vanno fatte dichiarazioni che sembra che dipendano dalla volontà di un presidente o di una giunta o di un assessore. No, la battaglia va data perché le cose si studiano, si capisce qual è il problema. Infatti il problema è che non c'è stato un trasferimento da parte del Consiglio Comunale dei poteri che riguardano l'urbanistica e che ancora non sono state definite meglio in quanto a trasferimento anche di pianificazione nel trasferimento di poteri regione, comune e poi città metropolitana, in questo caso municipi, che ricordo purtroppo al momento non sono stati ancora inclusi. Noi presidenti siamo in trattative con il sindaco perché non siamo nemmeno nominati nella nuova città metropolitana, e questo insomma ci dovrebbe far riflettere, per cui io penso che anziché litigare o comunque confrontarci e attribuire a presidenti poteri che non hanno, perché cioè io continuo a sentire delle cose sui rifiuti, consiglieri, sui rifiuti, a parte che spero che qualcuno abbia visto la televisione ultimamente, oltre alla criminalità organizzata e a quei poteri che ha il comune, i municipi non hanno alcun potere. Per cui se la domanda è quante volte e attraverso quali strumenti questo municipio, attraverso la mia persona, ha tentato e ha cercato di richiamare l'attenzione per tutte le ragioni che tutti noi conosciamo e le necessità, certamente sono state tante, sono state fatte per iscritto, sono state fatte durante riunioni e attraverso tutti gli strumenti ovviamente che mi consente il mio ruolo. Se la risposta a queste nostre sollecitazioni è stata concreta, affermativa, vera, direi che rispetto a 100 hanno in qualche modo preso in considerazione, direi chissà 20, 25. Questo può essere un tema di dibattito di quest'aula e anche una volontà, una decisione. Ma quale potrebbe essere lo strumento dell'aula? Un atto di consiglio che dà mandato al presidente di fare quello che il presidente viene facendo dal giorno in cui si è insediata. Allora, se ce le vogliamo dire tutte in modo chiaro, dobbiamo prendere atto che i poteri che noi abbiamo al momento sono piuttosto scarsi e dunque più di sollecitare, di rappresentare, di produrre atti che rappresentano e sollecitano, al momento non possiamo fare perché non abbiamo quel potere che possa in qualche modo vincolare le scelte di un'azienda come l'AMA o le scelte del comune per quanto riguarda il proprio consiglio. Questo è importante che ce lo diciamo, perché se noi ce l'abbiamo chiaro può darsi che affiniamo la mira e capiamo verso dove andare. Se continuiamo a raccontarcela fra di noi, che la città è sporca, che il municipio è sporco e che la Presidente, siccome si è tenuta la delega all'ambiente, è responsabile della sporcizia, sinceramente dico, per chi non conosce come funziona può anche crederci, ma tutti quelli che sono eletti in questa sala e che hanno il dovere, dopo un anno e mezzo, di conoscere quelle che sono le reali competenze del municipio, sinceramente ce la stiamo raccontando. Altrettanto dicasi, qualcuno ha parlato del decoro, sapete che per quanto riguarda il decoro è centralizzato e c'è anche un ufficio decoro al quale noi, anzi dedicando una parte del nostro esiguo personale della mia segreteria, continuamente chiediamo interventi che alle volte riguardano andare a ripulire delle scritte fasciste, interventi che alle volte possono riguardare andare a ripulire dei monumenti, perché purtroppo c'è sempre qualcuno che va a scrivere o a disegnare sui monumenti. Allora, è chiaro che il decoro e la pulizia delle strade, la manutenzione delle strade sono quegli elementi che hanno a che fare con la qualità della vita. Però
è importante che ci ricordiamo tutti, e questo lo dico tanto per far vedere che non è che ce l'ho solo con la passata consigliatura, e molti anni fa, per quanto riguardava ad esempio un altro tema molto sentito, che era il tema della sicurezza, i presidenti potevano convocare il tavolo sulla sicurezza, convocando a questo tavolo le forze dell'ordine. Noi oggi questo non lo possiamo più fare. Io posso telefonare al commissario e chiederle se ci possiamo vedere per farci una chiacchierata, ma istituzionalmente la delega è centrale, al momento ce l'ha la delegata dottoressa Matarazzo, e dunque noi quello che facciamo, ed è quello che ho fatto io in tutti i modi, seguendo anche in alcuni casi c'era stata la richiesta delle 5.000 firme, raccolte a Morena, ma c'è anche l'altra situazione molto delicata che è via Flavio Stilicone. Beh, io su questo credo di aver già fatto, fra riunioni, sollecitazioni, scritte e telefonate, tutto quello che era possibile, compreso il fatto di aver inseguito il presidente dell'INPS per cercare di incontrarlo, cosa che non sono mai riuscita ad avere, insomma, un appuntamento. Ho fatto tutto quello che stava, diciamo, nelle mie possibilità. Questo lo dico perché è importante, perché pure io penso che in un territorio così vasto ci siano dei luoghi, delle situazioni che semplicemente con un presidio più costante, più visibile, potrebbe essere un deterrente utile ad evitare una certa idea di abbandono, o comunque di luogo dove si può fare quel che si vuole. Dopodiché penso anche che, siccome una città che ha tante contraddizioni e tanti conflitti sociali, una città che ha aumentato esponenzialmente la disoccupazione giovanile, una città che ha un problema di emergenza casa così incredibilmente impressionante, perché veramente ci sono situazioni in cui le persone devono scegliere o pagano un affitto o mangiano, ed è evidente che tutte e due le cose non le riescono a fare, visti gli stipendi, quando riescono ad averli. Allora, se c'è tutto ciò, è incomprensibile, impensabile di immaginare di risolverlo solo con un presidio delle forze dell'ordine della città. Allora, è chiaro che abbiamo necessità di politiche che diano delle risposte al tema dell'emergenza casa, abbiamo necessità di risorse, e che non possono che essere, del governo nazionale, per quanto riguarda la presenza e la necessità di superare i campi Rom. È evidente che se tutte queste risorse venissero adoperate nel modo giusto e corretto, con politiche chiare, trasparenti, ma soprattutto funzionali a quelle che sono le necessità e i diritti umani, direi e aggiungerei, probabilmente anche l'agibilità del territorio, la possibilità di uscire da parte delle donne in alcuni quartieri difficili, acquisirebbe quella maggiore tranquillità che è dovuta a qualsiasi città moderna e civile che si voglia. Per chiudere, per quanto riguarda il municipio, direi che c'era qualcosa. La questione del commercio. La questione del commercio è evidente che dovrebbe essere un tema centrale in un municipio che è attraversato da due assi così importanti, che sono l'Appia Nuova e la via Tuscolana, e ha una quantità di esercizi commerciali piuttosto significativa, oltre che a centri commerciali direi fra i più importanti. Allora, non possiamo immaginare che l'occupazione di suolo pubblico sia non governata, non corrisponda a un piano della massima occupabilità, non sia qualche cosa che possa avere un riordino
per il bene sia della sicurezza del pedone, perché noi abbiamo delle situazioni in cui sfido chiunque a dire che è agibile il passaggio fra l'edificio e l'inizio della rotazione. Abbiamo delle situazioni, qualcuno ha citato l'Alberone, caro consigliere Matronola, la battaglia con il signor Proietti all'Alberone non è stata in 448, dura da anni, cioè da quando io mi sono praticamente, sono diventata prima assessore, dunque nel 2001, già quella rotazione stava collocata in un luogo che sia dal punto di vista della sicurezza, ma sia anche dal punto di vista proprio dell'agibilità e del decoro, era veramente intollerabile. Purtroppo non è stato facile, devo dire che ci ha visto impegnati sia l'amministrazione che la politica nell'ex nono municipio per moltissimi mesi e per certi versi oserei dire qualche anno. Poi siamo riusciti, abbiamo riqualificato l'area dove insiste l'Alberone, abbiamo redistribuito le postazioni e il signor Proietti gli è stato data la destinazione alternativa, che tra l'altro ricordo a tutti, perché questa città ha anche delle rotazioni anomale, che significa che per esempio questa rotazione, tanto per fare anche un atto di informazione, di chiarimento ai consiglieri, ai cittadini, doveva o poteva stare nei pressi di Villa Lazzaroni. Ora sfido chiunque a dire che cosa significa nei pressi di Villa Lazzaroni, può essere in qualsiasi luogo a scelta intorno alla villa. È chiaro che la consuetudine, dunque la quantità di anni che uno sta in un luogo, si trasforma spesso in diritto acquisito e qui subentra la normativa, l'interpretazione, insomma entriamo in una selva di difficoltà, e devo dire che io non posso che ringraziare i nostri uffici, perché all'epoca si sono veramente dedicati con l'obiettivo di risolvere questa situazione. Al di là della caduta dell'albero che poi è stato prontamente restituito, però quel luogo veramente è stato all'epoca restituito ai cittadini e agli anziani che sono tornati a sedersi intorno all'albero dell'Alberone. Vabbè, non importa. Adesso. Scusate. Scusate. Per quanto riguarda gli alberi, qualcuno diceva non abbiamo i soldi, anche qui gli alberi, la potatura degli alberi, sono risorse centrali che ha il Dipartimento, che programma il Dipartimento e che a noi ci sta questa funzione, noi segnaliamo tutto ciò che rileviamo noi o rilevano i nostri uffici o comunque ci viene segnalato dalla cittadinanza, il Dipartimento, l'Ufficio Giardini ci comunica la programmazione degli interventi. Al momento le ultime sollecitazioni che avevamo fatto, visto che ancora non è stato approvato il bilancio 2015, la programmazione al momento non c'è, viene fatto l'intervento sulla base dell'emergenza e dunque della segnalazione rispetto all'eventuale pericolosità. Lo dico perché anche qui sul tema delle alberature, sul tema delle potature è risaputo, ma lo sa chiunque, sia stato in un municipio, dunque mi stupisco il consigliere Matronola, perché se non ricordo male da qualche consigliatura che c'è nel municipio, e sempre nell'ottica che il principale dovere di un consigliere è conoscere la macchina amministrativa, la normativa e le competenze che hanno gli organi che la rappresentano, in particolar modo i municipi, dovrebbe sapere esattamente quali sono le competenze del municipio, qual è il potere che ha il municipio, e dunque sicuramente denunciando la mancanza di potere dei municipi concorrere insieme a tutti noi per far sì che il decentramento prima o poi diventi verità, cosa che al momento ancora non c'è. Per quanto riguarda l'ultima, scusate, consigliere Matronola. Qua non è scaricare,
qua lo so, lo so. Una cosa, semmai quello su cui... Scusi, Presidente, prego. La facciamo la verifica degli scatti? Quello... Prego. Infatti, la facciamo questa verifica? Quello che bisogna sì fare è questo. Rispondo a tutto quello che ha evitare e pretendere che, diciamo, le aziende municipalizzate e il dipartimento preposto, quando fa la programmazione e la comunica ai municipi, e nello stesso momento in cui il municipio riceve questa informativa la deve rendere pubblica, perché quello che va superato è anche l'idea che diciamo, nel rapporto individuale fra un singolo e una struttura ci siano poi i cassonetti che corrono da una parte all'altra, o ci siano poi alcuni alberi che vengono tagliati anziché altri alberi. Allora, per evitare questa visione, diciamo, o questo rapporto alle volte un po' strumentale e personalistico, io credo che nella misura in cui nel riordino che sta portando avanti il sindaco Marino, e che insomma mi sembra che gli ultimi fatti confermano il dato che a me portò all'epoca ad appoggiare la candidatura del sindaco Marino, e che il sindaco ha alcune cose chiare, importanti per questa città, e su quelle si sta adoperando. E credo che nel percorso del riordino, in funzione non solo di una trasparenza, ma sicuramente di una efficacia amministrativa, questo passaggio, quando verrà restituito ai municipi, sarà e dovrà essere responsabilità del municipio renderlo pubblico, perché allora lì il controllo dei cittadini avverrà sulla base di programmazioni certe, trasparenti e rese note e pubbliche a tutti, e non alle volte delle situazioni in cui non si sa da chi dipende, o peggio ancora può pensarsi che dipenda dalla volontà del singolo o dalla discrezionalità di qualcuno. Io credo che più o meno ho risposto alle cose più importanti che sono state segnalate, e grazie. Grazie a lei, Presidente. Allora, credo che abbiamo fatto un consiglio sicuramente adeguato alla situazione, e vi saluto. Consiglio è chiuso. Grazie. L'ultimo pezzettino.